80 secondi alla conclusione di questo match, il Latina sta vincendo 9-1 contro l'Albano, la partita dell'anno per la formazione di casa che con questo successo può festeggiare la 2. Guardate il pubblico che sta impazzendo davvero sugli spalti di gioia per questo incredibile traguardo. Mancano soltanto 60 secondi e intanto c'è questo pallone gettato da Mantovani, fallo laterale, ma la partita ormai è priva di senso perché c'è un clima di euforia pazzesco qui al Palabianchini, dove c'è uno sventolio di bandiere praticamente in tutti i settori dello stadio. La partita sta per terminare, mancano 45 secondi, l'Albano sta gestendo ormai il pallone, l'Albano che ha tentato nella prima parte di match di rendere l'impresa del Latina complicata, ma è stata per tutto quanto inutile, piove anche l'acqua dagli spalti, la panchina del Latina è pronta a festeggiare, ci arriva anche acqua per nostro, contro di noi, contro le nostre telecamere. E... davvero un'atmosfera pazzesca qui, c'è tanto Luca Avellino che recupera palla, mancano 20 secondi al termine della partita, un Latina che, lo ricordiamo, dopo la settima giornata di andata aveva ben 8 punti di ritardo dalla prima classifica, la Loa ha cominciato come un rullo compressore a vincere una partita dietro l'altra, 16 vittorie consecutive e questa potrebbe essere 17esima, guardate Battista va a stringere la palla al direttore di gara, mancano 2 secondi ed è finita, esplode la festa promozione, una festa pazzesca, vanno tutti a festeggiare, abbiamo con noi Rosati, sei contentissimo Rosati per questa promozione? Una bella gioia, siamo molto felici, questo è il frutto di un duro lavoro ed eccoci qua, campioni. Ti lascio festeggiare, andiamo subito a pescare anche altri protagonisti, vedete c'è ormai un'atmosfera di delirio incredibile, qui vedete siamo tutti quanti festeggiare, Avellino, è una gioia pazzesca questa di oggi. È il giorno più brutto della mia vita. Sono veramente... Veramente clamorosa l'impresa che hanno compiuto questi ragazzi, perché era davvero impossibile per loro pensare a una vittoria, a un successo oggi, dopo che la situazione in classifica era veramente disperata, ma ci hanno sempre creduto fino in fondo e questo è il giusto riconoscimento, un giusto premio. Cerchiamo adesso anche di ritracciare altri protagonisti che hanno scritto una pagina importante di questo grandissimo campionato. Jimenez, dici qualcosa a caldo dopo questo splendido successo? No, che abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra, che vinciamo in campo 40-20, 6-6-32, la grande squadra per vincere il campionato deve vincere ovunque. Noi qua c'è 40-20, sempre deve vincere. Ci avete sempre creduto? Logico, sempre, confio in questa squadra, in questo gruppo. Ha perso due partite, però sapeva che vincere, siamo il più forte di tutti. Complimenti. Vediamo anche di pescare altri protagonisti di questo grandioso evento. C'è un'atmosfera di festa incredibile, davvero qui. E facciamo ancora con Pino La Starza. Dici qualcosa dopo questo trionfo incredibile. Io sono emozionatissimo, ho le lacrime agli occhi. Grazie a tutti, grazie a Latina. Grazie sempre con noi. Grazie mille anche al presidente. Adesso cerchiamo qualche altro protagonista di questo trionfo. Lucas Maina, vieni due secondi. Capocannoniere, stagione clamorosa da parte vostra. Una gioia immensa. Sì, abbiamo dimostrato di essere i più forti di tutti. Alla ora decisiva abbiamo spinto e abbiamo fatto capire a tutti che possiamo giocare in qualsiasi parte del mondo. Sono veramente contento, non c'ho cose da dire, solamente grande gioia. Cosa nel cuore che si sente, che grazie a mio figlio Diego e a mia moglie sono così, la gente che mi allenta l'Argentina. Grazie mille Lucas, impazzano i cori, tutta la società è ormai stretta al centro del campo a festeggiare. Vediamo anche di pescare qualche altro personaggio della società. Cerchiamo anche di parlare con Capozzi, che ha lavorato molto bene dietro le quinte. Una gioia immensa anche per te, che sei responsabile della logistica. Sicuramente, siamo 3 anni che ci proviamo ed ora è tutta nostra, quindi niente da dire. Un bravo a tutti quanti, alla città di Latina, a questo pubblico stupendo, e complimenti a tutti i ragazzi della Latina Calcio a 5. Una gioia immensa anche da parte tua.
Sì, è stata una gioia grandissima oggi aver vinto il campionato, sono 3 anni che lo facciamo e oggi abbiamo vinto. Evviva! Non c'è cosa più bella, bella. Un trionfo storico, avviciniamo adesso l'artefice, il presidente Gianluca Lastarza, che vuole dirci due parole per questo clamoroso trionfo. Contentissimo, contentissimo, soprattutto perché per loro veramente che hanno dato l'anima dall'inizio al campionato ogni cosa. Valeva la pena allora venire a Latina? No, valeva la pena, sicuramente valeva, è stata una sfida, sono sceso da Serie A, oggi mi incontro qua, salino di categoria, devo dire la verità che ho trovato grossa difficoltà, non ho smesso, devo dire la verità che parecchie volte ho pensato anche di lasciare, perché non era il mio modo di lavorare, però ho cambiato parecchie cose. Oggi, secondo me, Calcio 5, Latina, Pontino, penso che prende una dimensione diversa, un modo diverso di ragionare, più disciplina, più professionalismo, che è aquele che serve per vincere. E il mister se n'è andato. Ci abbiamo creduto quando le cose andavano malissimo, quando era difficile vedere un barlume di speranza, ci abbiamo creduto, come è stata poi la storia di quest'anno. Luca, una vittoria a chi dedicare questa vittoria? Intanto arrivano anche i festeggiamenti, continuano in questo scenario del Palabianchini, non si può evitare un festeggiamento del genere. Personalmente l'emozione strozza proprio. Luca, una vittoria a chi poterla dedicare? Luca Corbucci personalmente la dedica a Serena, alla mia famiglia, a quegli amici che in questo momento per me difficilissimo mi stanno tanto vicino, e poi alla società che ci ha sempre creduto e a questo gruppo meraviglioso, questo è un gruppo di un altro livello. E dal palazzetto dello sport di Latina, con le immagini del trionfo alle nostre spalle, è tutto, e appuntamento per la Serie A2.